Nina Burawi, il romanzo Standard, edito da Flammarion. Nina Burawi, il romanzo Standard, edito da Flammarion nel 2014. Non è passato molto tempo da quando abbiamo letto in lingua francese 5 libri sulla sessualità maschile, senza trovare niente in lingua italiana, nella quale per contro si trovano una infinità di testi, ma sull'omosessualità maschile. La sorpresa è stata grande, anche per non aver trovato nulla in questi libri sulla sessualità maschile, né le vere questioni teoriche, né le descrizioni impossibili della detta sessualità maschile, che restano quindi da leggere. E leggendo questo superbo romanzo di Nina Burawi, Standard, noi abbiamo trovato un capitolo, per dire così, sulla sessualità maschile che noi stavamo cercando, senza nessuna concessione ai luoghi comuni che assolvono gli uomini e colpevolizzano le donne. Nina Burawi ci offre il ritratto dell'uomo duplex, dell'uomo standard. Ed è questo senza pietà e senza compiacimento. Ciascun uomo risulta duplex e il suo doppio si chiama Bruno Kirien. Questo doppio segue ognuno come uno spettro, per un'incollatura, e nessuno è escluso da questo inseguimento. Bruno Kirien aveva la certezza psicotica ordinaria che il mondo reale, citiamo, era di uomini e di donne fatti a sua immagine, che potevano essere sostituiti senza che nessuno ne notasse la differenza di uno o anche l'assenza di un altro. Impiegato in un'impresa di componenti elettronici, questo uomo di 35 anni non si aspetta nulla dalla vita, e nell'occasione di un weekend passato da sua madre vicino a Saint-Malo, incrocia nuovamente Marlène, la bella Marlène dei suoi anni di liceo. Bruno Kirien, che si era come protetto sino in quel momento dal provare un sentimento, ha ormai un sogno, Marlène. Ma che cos'è giustamente l'uomo standard? Una definizione per gli uomini come Bruno Kirien? È l'uomo sostituto, l'uomo bambino o l'uomo padre? Quello che domanda la donna madre, ma anche la donna figlia, che è la stessa cosa. E la negazione della donna, sfiorata teoricamente dall'analisi di Freud intorno alla femminilità. La donna bambola, figlia o madre,
Putain, puttana, è lo stesso etimo, putto, bambino, bambina. Ritratto di un antieroe del nostro tempo, un uomo senza qualità ripiegato su se stesso, mosso unicamente dalla paura. Standard è anche un romanzo tragico, ma nel senso che Tragos è il capro, ancora prima di essere il capro espiatorio. Un uomo va a cadere, ineluttabilmente e sotto i nostri occhi, perché si è deciso ad amare, ma l'amore non è una decisione. L'uomo standard, eccezionale nella sua standardizzazione, nega l'amore scegliendolo. Come dire che la decisione dell'uomo standard è una decisione standard. E quindi la sua vita non può che girare in tondo. Questa logica Nina Bouraoui la porta sino alle sue estreme conseguenze. Marlene, la bella bambola per Bruno, è donna e non bambola. Ella non è una donna standard. Costituisce un'anomalia anche per i paesani, che la prendono per la più bella. Cosa che sarebbe un altro scenario da analizzare, da leggere. Marlene parla, percepisce il fantasma di Bruno e lo nomina. Malgrado l'impalcatura dell'amore, Bruno la prende per una puttana. L'uomo standard può essere un tipo qualsiasi, impedito nella sua invisibilità, ma può anche essere un uomo al colmo della visibilità, come un presidente della Repubblica o un capo di governo. La standardizzazione ingoia pressoché tutti gli uomini. Ma restiamo a quest'uomo standard, che aspira a una vita senza storia. Dice Nina Bouraoui del suo Bruno Kerien, 35 anni, robusto e solo a crepare tra un lavoro senza interesse e la sua tendenza, diciamo, suo penchant per sbevazzare e la sua piccola vita asettica. Certamente la standardizzazione dell'uomo non funziona, come non funziona la standardizzazione della Francia e dell'Occidente. Il concetto di crisi cancella la crisi, il giudizio, che non è il giudizio del soggetto, ma è il giudizio del tempo. Bruno gira in tondo, come ciascuno standard, che proceda dalla questione chiusa su un fondo di crisi francese triste e grigia,
anche di uomini e di donne standard come lui. Questo Loser Bretone, senza ambizione, è impoverito dalla solitudine e dall'odio di sé nella sua casetta triste della periferia parigina. Roso dalla paura dell'altro, non fa che masturbarsi, si ubriaca e si riempie di conserve e di pizze. La ripetizione dello stesso regno sovrano e quindi la romanziera, diciamo, non spinge nemmeno il ritratto di quest'uomo all'estremo, perché è Bruno stesso che si ripete di pagina in pagina. La ripetizione non è attribuibile all'autrice, che avrebbe uno stile ripetitivo, come qualche suo lettore ha provato a dire. Lo standard è circolare, come il soggetto alla morte di Heidegger. Dallo stesso allo stesso, passando per lo stesso. Il maneggio. Bruno Kerien fa parte degli invisibili, della massa. È un anonimo tra gli anonimi. Intercambiabile e senza valore, scrive Nina Mouravi. Pertanto, la speranza di una vita migliore non l'ha ancora abbandonato ed è tentato dal prendere la sua vita in mano. Ma l'altra vita o è originaria nell'atto o resta ideale e quindi morta. La vita ideale conferma che la vita reale è mortale, è l'inferno. E la forza di Nina Mouravi, con la sua scrittura avvolgente e poetica, lirica, senza pudore, senza vergogna, è di non togliere l'ipotesi della vita originaria, quella che l'inventore della semiotica ha chiamato l'ipotesi del nuovo o abduzione. Potrebbe in ciascun caso, non in ogni caso, sospendersi la vita standard. Allora Standard non è un libro standard. Il titolo potrebbe prestarsi a frenare, no? Perché andare a leggere un romanzo con un titolo standard? E Bruno Kerien, che in francese suona è Que rien, Bruno di cognome è Che niente. Ebbene, questo uomo che non è niente è confrontato a qualche cosa piuttosto che niente. Certo, manca la sua vita, la fallisce, e manca anche l'incontro con Marlena. La cosa sessuale, piuttosto che niente, non è alla portata della sua mano di scimmia, ovvero dell'uomo come animale. Ma il diluvio di erotismo standard resta la sentinella della materia, del suo fallimento e della devastazione della costruzione sociale di cui è fatto ciascun uomo, ogni uomo, come quantificatore universale. Freud,
delirando, ovvero uscendo dal solco comune, dal solco standard, faceva la constatazione che quasi un secolo fa, che la grande questione rimasta senza risposta e alla quale, dice, io stesso non ho potuto rispondere malgrado i miei 30 anni di studi dell'anima femminile, è la seguente: che vuole la donna? Per contro sarebbe molto facile rispondere alla questione: che cosa vuole l'uomo? L'uomo vuole la donna in quanto figlia o madre, non come donna. L'uomo vuole l'incesto. Anche uno scrittore intellettuale notevole, come Philippe Solvers, amministra il suo sermone. Il vero amore è sempre del colore incestuoso. Nel romanzo Trésor d'amour. E a questo proposito Freud sospende il tiro con le armi pesanti del primato del fallo, che egli erige in legge normativa, perché in effetti sarebbe molto facile di rispondere alla questione che pone alla principessa Bonaparte: la femme, la donna, vuole essere madre o figlia, ovvero sottomessa all'uomo. Questo è il cosiddetto pensiero maschile. Bruno vuole in Marlene la bambola, la bomba sessuale, la putta, la bambina, la più tenera. E Marlene non manca, non fallisce la sua analisi della situazione. La fine è brutalissima, dice Nina Buravì, tra brutale, ma lei apre anche ad altre possibilità. A ciascuno di continuare la storia, scrive. La tentazione sarebbe quella di scrivere il romanzo di uno standard al potere. Sono legione e il loro caso potrebbe ingrandire il dossier sulla sessualità maschile. Ed è solamente il titolo di una pièce di Régent Ducharme, Plutôt, piuttosto, que rien.